È arrivato il giorno tanto atteso in Veneto, quello di zero vittime, anche se una rondine purtroppo non fa primavera. La cautela resta d'obbligo, anche perché dopo giorni si sono registrati 5 nuovi ricoveri. Da qui l'invito a rispettare la norma della mascherina all'aperto e di evitare gli assembramenti. Che qualcuno ci certificasse che il virus non esiste più e allora a quel punto finivamo il lockdown, ma trovavamo la gente morta in casa. Quindi noi siamo semplicemente nella fase della convivenza. Si devono capire ad usare la mascherina nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti dove c'è assembramento, dove c'è pressione di persone. Punto. Io trovo illogico di star qui a dire, c'è qualcuno che mi scrive, ma voi dovete inasprire le multe, dovete mandare i vigili. Ma scusate, ma qui stiamo parlando di sanità pubblica. Tanto è vero che io ho sempre detto, io non sto chiedendo assolutamente repressione, perché se un cittadino non capisce da solo che per la sua salute, cosa volete che vi dica? Zaia ha scritto una lettera al presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini per sollecitare il governo a rivedere le indicazioni per il trasporto pubblico. Bisogna provvedere a risolvere il problema. Guardate, non ci sono vie di uscita, qualcuno mi dice che a livello nazionale non sono d'accordo, ma è dir di no, sono capaci tutti, è dir di sì che bisogna essere... cioè formati per portare avanti, e noi pensiamo, e sono convinto che i colleghi presidenti condividano con me, che il servizio ai cittadini in sicurezza sia doveroso, anche perché se passa il principio per cui non trovi il treno, non trovi l'autobus, vuol dire avere auto, vuol dire inquinare, vuol dire tutti i problemi che ne derivano, ed è esattamente quello che noi non vogliamo. Nessuna notizia per i centri dell'infanzia da Roma e il Veneto decide di andare da solo. Anche qui sono 10 giorni che su richiesta del Veneto sono state approvate le linee guida a livello nazionale, i miei colleghi le hanno votate unanimità, sia noi che abbiamo portato in eredità, diciamo in dote questa partita, e i colleghi per solidarietà col Veneto che voleva aprire per primo le hanno approvate. Abbiamo chiesto al governo di quantomeno di vidimarle, di avallarle, di metterci sopra due considerazioni con un piccolo parere, non dico adottarle con DPCM perché qua ci sembra una roba che sia fantascientifica, la verità è che nessuno risponde da Roma. Bene, noi apriremo, ci assumeremo la responsabilità degli 03, che non è una responsabilità da poco, diamo una risposta alle famiglie, ma che si sappia che da Roma non è arrivata la minima risposta. Il problema ce l'abbiamo noi, ce li hanno anche gli altri colleghi, non so come si regoleranno, ma si andrà in questa direzione. Quanto alla app Immuni, bocciatura piena del Veneto. Recati dal tuo medico che hai avuto un contatto con un positivo, cioè scatta di tutto in testa. Se avessimo noi le liste e contattassimo noi i cittadini, abbiamo un call center che cioè, chiamiamo il cittadino, lo contattiamo, gli parliamo. Ma questa può essere una strada da percorrere? Beh, così non funziona, se non la modificano non prenderà piedi. Cosa giusto per dovere di cronaca, peccato ho sentito il dottor Flori. No, non l'ho sentito.